In tema di assistenza a lungo termine, una delle priorità di politica sanitaria non può che essere l'aderenza terapeutica, alla quale anche stamattina nel convegno il presidente dell'AIFA Nisticò ha fatto riferimento. Potremmo dire infatti che l'aderenza terapeutica è un po' il tallone d'Achille, diciamo, nell'assistenza del malato cronico, specie anziano. Se pensiamo che, per esempio, nel settore delle dislipidemie, ma questo vale per tantissime altre cronicità, ovviamente meno del 50% dei pazienti si attiva. Tiene perfettamente la prescrizione del medico. Questo ovviamente ha delle conseguenze negative, sia in termini di ovviamente esiti di salute, ma anche e soprattutto di sostenibilità del sistema sanitario nazionale. In una fase storica in cui giustamente si pone l'enfasi sulla sostenibilità del sistema salute, il fatto anche che questi dibattiti nella giornata di oggi e di domani avvengano proprio dinanzi alle istituzioni e decisori pubblici è estremamente importante. Voglio concludere semplicemente appunto ribadendo con forza la proposta che da anni Italia Longeva porta avanti, cioè quella di introdurre nel nuovo sistema di garanzia dei LEA uno specifico indicatore sintetico che consente di valutare in maniera uniforme sul territorio proprio l'adesione ai trattamenti. Insomma, inserire questo parametro sarebbe fondamentale per responsabilizzare tutti gli attori.